Icaro Sport ringrazia A Più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Buongiorno a tutti. Rini che va in Abruzzo per la seconda trasferta di questa stagione, a cercare magari un risultato che possa dare continuità alla vittoria con la Juventus e Stella di venerdì sera. Sì, certo. Cercheremo sicuramente di fare la nostra partita, è una gara importante, una gara contro una squadra che comunque ha già fatto punti, ha dimostrato di dar battaglia in tutte le loro partite, quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare veramente una squadra che in questo momento è in crescita. Ecco, che tipo di calcio gioca il Pineto? Una squadra quadrata, una squadra organizzata. E noi quello che abbiamo visto è che una squadra che alla prima di campionato ha fatto il primo approccio in questa categoria, magari un po' più timorosa, ha capito che ci può stare, è migliorata con l'Entella, è migliorata ancora con l'Ancona. Quindi noi dobbiamo, anche noi, secondo me, abbiamo avuto una crescita dalla prima partita ora, quindi vedremo un bel match. Il primo step era migliorare dal punto di vista della condizione fisica e della prestazione, il secondo era quello di ottenere punti, adesso forse il difficile arriva nel dover mettere insieme le due cose, prestazione e risultato. Sì, credo che per momenti, come avevamo preparato la gara con la Juve, la prestazione c'è stata, al di là del risultato, che il risultato è andato molto bene, era una gara aperta in tutti i momenti, quelle sono le gare che puoi vincere, puoi perdere, ma quando te le giochi le gare, per me, per noi è bello così. Ora bisogna consolidare, ma soprattutto migliorare da tanti punti di vista, abbiamo lavorato anche in questi pochi giorni che abbiamo, l'ho detto prima, questa è una squadra che ha dei margini di miglioramenti, non solo fisici, anche tattici, quindi ci lavoreremo per raggiungere, come hai detto, sia la prestazione che il risultato. Lo chiederei, ministro, ieri sera c'è stata l'esonero del direttore sportivo, alcuni giocatori li ha portati quel direttore sportivo, come pensi che ci sia un tipo di ripercussione nelle prestazioni oppure no, dopo la notizia di ieri sera? Penso che dal punto di vista animico, quando va via un compagno, quando va via una persona come Andrea, alle quali qualcuno è legato, possa sempre essere del rammarico, possa essere sempre un motivo, diciamo, di dispiacere o influire sullo stato d'animo di qualche persona dello staff o della squadra. Noi nel calcio siamo abituati a questo, abbiamo perso sempre compagni, abbiamo perso sempre direttori, allenatori quando uno giocava, quindi credo che comunque sia, al di là del dispiacere, i ragazzi saranno pronti. Dico, mister, se farete il turnover, immagino che sia anche la partita della sua Perugia rispetto alla partita con la Juventus, cioè se cambierai qualche interprete della squadra e se la sei trovato sarà lo stesso o la luce, perché diciamo le tre partite hai comunque giostrato più situazioni che sono dai delle tue valutazioni. Allora, turnover ci sarà poco per questa partita qui, quando tu, diciamo che di anno abbiamo capito che la terza partita è quella più complessa, le due prime riesci a farle sempre con una intensità alta, dobbiamo stare molto attenti
alla terza partita, che è quella col Perugia sabato, però credo che questi ragazzi si stiano allenando in un modo che gli permetta anche di supportare queste tre partite. Quindi andremo a valutare giorno per giorno, andremo a valutare anche per domani, che c'era qualcuno che ancora non aveva recuperato al 100%, però di sicuro ci saranno pochi cambi. Mister, il problema è che prendiamo dei gol. State lavorando, avete lavorato in questi pochi giorni per cercare di limitare le offensive degli avversari? Assolutamente sì. Si lavora, io credo che abbiamo fatto degli errori nei quali abbiamo lavorato anche su quegli errori lì. Quella è la cosa che all'inizio ti faceva preoccupare un po' di più. Dopo capisci che, dice un allenatore in Argentina, tu lavori tutta la settimana su una situazione che si verifica al primo minuto di gioco. Questi sono i grandi misteri a volte del calcio. Però non ci sono scuse, noi dobbiamo continuare a lavorare per limitare quegli errori lì e commettere sempre meno, perché errori li commetteremo. L'importante è non ripetere gli stessi. Faremo degli altri, come è normale che sia, ma io, al di là degli errori, al di là dei gol presi, credo che questa sia una squadra che ha sofferto un po', soprattutto nelle prime due partite, e l'approccio al nuovo campionato, la squadra nuova, erano un po' tesi. L'ultima partita abbiamo giocato con una squadra che ha dei talenti, si poteva, in quel modo di giocare, si poteva prendere qualche gol, tre sono troppi. Però, come ti dicevo prima, bisogna continuare a lavorare su questi errori, bisogna continuare a migliorare, perché l'unica cosa che sappiamo fare è lavorare. Proprio nell'ottica delle partite ravvicinate, delle tre partite ravvicinate, non rischierai qualcuno che magari non è ancora massimo? Penso a Cernigore, penso a Lopardi, se si dice un po' come stanno, se... Abbiamo recuperato Cernigore, abbiamo recuperato Lombardi, non hanno 90 minuti, sicuramente potranno essere utilizzati a gara in corso. Mancherà sicuramente? Allora, sicuramente per domani mancherà Del Carro. Come tutti? Sì, sì. Ci sarà anche il possibile solo di Mali, come sa, fisicamente, visto che lui era soltanto squalificato, quindi stava bene. Ha lavorato tanto, è arrivato sicuramente senza aver fatto ritiro, quindi queste settimane paradossalmente gli sono serviti per migliorare, per avere una condizione diversa. Siamo molto contenti perché veramente ha lavorato tanto e si è messo sotto per poter cercare di essere alla pari con i suoi compagni, quindi noi in questo momento contiamo con un giocatore a disposizione, molto probabilmente non per 90 minuti, però sicuramente si può utilizzare. Si è parlato tanto in queste due partite della difesa, di qualche gol di troppo subito. C'è qualcosa che non va in mezzo al campo? C'è poca protezione della difesa? È proprio per caratteristiche dei giocatori che stanno giocando in questo momento o no? Non c'è tranne. No, credo che non sono le caratteristiche dei giocatori. Noi in queste partite, soprattutto l'ultima, abbiamo messo in condizione i ragazzi di rischiare, non era una questione che il centrocampo non c'era, l'abbiamo scelta così per levare, diciamo, la palla alla Juve. Bisogna pareggiare i conti, perché sennò sono squadre che non te la fanno vedere mai. Se per qualche minuto, soprattutto alla fine del primo tempo, non l'abbiamo mai vista, per questo motivo qui, perché abbiamo cercato di affollare un po' più il centrocampo, rompere meno in avanti, e questo ha creato sì che è vero che la Juve in quel frangente ha fatto poche azioni di pericolo, però tu la palla non la vedi mai. Quindi in questo momento abbiamo fatto qualche errore di troppo, magari a livello individuale, su qualche palla laterale. Questo si può migliorare, abbiamo lavorato per migliorarlo, però non credo che sia relativo al filtro del centrocampo. Icaro Sport ringrazia A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft,
lo zodiaco fronte mare. Locatop. Qui si sana. Ristorante La Cappa. SGR, luce e gas. Più grandi insieme.